buona settimana, buon lunedì 6 dicembre. Andiamo subito al profumo nel calendario dell'avvento di oggi. La fragranza di cui ho scelto di parlarvi è un profumo che ho in full size ed è Bourbon Vaniglia di Lokerber, profumo che ho acquistato grazie a Mariangela che mi segue qui nel canale, che è una cara amica conosciuta grazie a YouTube. E questo profumo è stata davvero una scoperta anche per me. È una vaniglia floreale gourmand, super super coccolosa. Questa è la vaniglia che ci fa iniziare bene la settimana e che ci riscalda il cuore. Allora, metto qua il campioncino, vi faccio vedere il flacone. Un flacone da 50 ml, costa 27 euro, ma so che adesso Lokerber, che è questo marchio italiano, credo milanese, sta facendo le versioni da 100 ml, che quindi costano praticamente quasi il doppio, ma ancora si trovano, volendo, in circolazione con un po' di fortuna, anche le versioni più piccole. Questo è il flacone, molto bello, in questo vetro scuro, easy, semplice, ma c'è molta artigianalità anche nella produzione del flacone stesso. Ci sono delle operazioni che vengono proprio fatte a mano, proprio dalla confezione esterna, dal flacone, per arrivare al juice, al profumo. Profumo che ha al suo interno anche materie prime naturali. Si tratta di un eau de parfum e c'è dentro un 20% di essenze. Questa vaniglia ha come nota di testa la nota di cocco, che rende il profumo davvero molto molto cremoso. Il cuore del profumo è floreale, abbiamo l'orchidea come nota floreale, e sappiamo che spesso quando ci troviamo l'orchidea è anche un po' una nota difficile da descrivere, perché è quasi al limite del concettuale, perché se andiamo ad annusare molte orchidee, soprattutto quelle che si trovano nelle varie fiorerie, non è che hanno il profumo molto forte come può essere quello di una rosa, di un gelsomino. L'orchidea di solito, quando la troviamo nelle note di cuore, vuole dare un tocco di sensualità al profumo e alla fragranza. Oltre alla nota di orchidea, qui prendo, mi aiuto con il mio quadernino natalizio di Babbo Natale, dove ho scritto anche le altre note, abbiamo note di eliotropio e di cacao. Quindi un cuore che è totalmente gourmand, perché l'eliotropio è una piantina con dei fiori violacei a forma di infiorescenze che hanno questo sentore che vira quasi verso il mandorlato, ed il cacao. E come note di base abbiamo vaniglia del Madagascar e bacche del Madagascar, ed è proprio al Madagascar come zona geografica che questo profumo è dedicato. Ci sono un sacco di vaniglie con caratteristiche diverse. Questa è una vaniglia estremamente dolce e ricorda tanto un dolce, un dessert, un budino alla vaniglia. Quindi, se amate questo tipo di profumi alla vaniglia, ma si tratta di una vaniglia molto dolce, questo è il profumo che potrebbe fare per voi. E a me piace davvero tantissimo, è un profumo che dà il buon umore, che vi tira su a inizio settimana, se magari dovete correre, iniziare una settimana piuttosto intensa, che vi rincuora quando fuori fa freddo e ci si vuole magari coccolare sul divano con una bella tisana, qualche dolcetto, e così ci creiamo l'atmosfera indossando anche un profumo come questo, che è bello per essere portato sia in casa per coccolarsi, ma anche al di fuori di casa, perché la vaniglia è sempre una nota davvero molto confortante. E questo è un bellissimo profumo per i giorni freddi di dicembre. È arrivato il momento di salutarci. Vi auguro a tutti buona settimana e ci vediamo nel prossimo video profumoso, con la prossima recensione.
Un attimo, mi sono dimenticata di parlarvi della persistenza, che è più che buona, moderata su di me, sulle 4-5 ore. Comunicazione di servizio per chiudere il video. Ancora ciao, a domani, al prossimo profumo del calendario dell'avvento. Ciao ciao!